Settimo contoterzista day in casa di Maschio Gaspardo a Campo d'Arsiche nel Padovano. Abbiamo una presenza praticamente fissa ormai. Albano Gaviti, consigliere nazionale di Coldiretti, a lui chiediamo il significato della presenza di Coldiretti in un'assise così importante per il mondo dei contoterzisti. Ma siamo qui a confermare la nostra vicinanza e prossimità a questo mondo e riteniamo sempre di più che in un'agricoltura moderna, un'agricoltura che guarda al mercato, un'agricoltura che fa della filiera la sua fonte di crescita, la presenza del contoterzista all'interno delle aziende agricole, i servizi che il contoterzista può offrire sempre più qualificati, sempre più puntuali, sempre più incentrati sull'agricoltura di precisione e quindi anche su una grande tracciabilità delle produzioni che si mettono sul mercato, è un'opportunità importante per crescere in maniera armonica e sostenere questo sviluppo del settore agricolo che sta andando avanti in questi anni. Coldiretti ha firmato un anno fa un protocollo di intesa con CAI, a che punto siamo e come sta procedendo? E credo che stiamo procedendo molto bene, appunto è passato un anno dalla firma di questo protocollo, ci sono alcuni temi in comune che stiamo portando avanti, in particolare il tema della semplificazione, diciamo, rispetto ad alcune norme giuridiche, ma soprattutto l'inclusione del mondo del contoterzista all'interno dell'alveo dell'agricoltura, perché riteniamo che è un'attività così di prossimità che si avvicina molto alle attività connesse che già sono agricole, quindi ecco, stiamo cercando di semplificare le norme e avvicinare sempre più questa figura a quello che è il mondo dell'agricoltura.